Ciao! Eccomi qua. Dove siamo? Siamo nel mondo delle ombre. Siamo nella stessa stanza dove avete sentito e visto Elisa leggere la storia. Però siamo dall'altra parte del telo, dove avete visto proiettate le ombre. E forse vi poteva anche sembrare una parete questa, ma in realtà era un lenzuolo bianco, vedete? Così. E poi, qui che cosa abbiamo? Abbiamo delle forme strane, dei pezzi di cartone, che dall'altra parte dovevano rappresentare la cameretta della bambina. E quindi il comodino, l'abat-jour, il quadro e il lampadario. E qua abbiamo anche un attaccapanni. Però non è un vero comodino, una vera abat-jour, un vero quadro. Sono soltanto delle forme ritagliate col cartoncino. Soltanto dei profili, che però proiettati come ombra sullo schermo del telo, danno l'impressione di essere degli oggetti veri. Ecco, quindi qua abbiamo due elementi, il telo, le forme che producono le ombre, e poi che cosa abbiamo? Abbiamo delle luci, e questa è una cosa più importante. Abbiamo una luce da quella parte. E una luce da questa parte, eh? Eccola qua che si accende. Avete visto? Questa era quella luce rotonda dove avete visto comparire gli animali. E, per esempio, avete visto comparire il ragnetto. Eccolo qua. Eccolo qua il ragnetto. Guardate un po'. Come abbiamo fatto a manovrare il ragnetto? Con una canna da pesca. Non è che l'abbiamo pescato, eh? L'abbiamo appeso al filo e poi abbiamo usato la canna per farlo scendere e per farlo risalire. Perché la canna? Perché la persona che manovrava il ragnetto non doveva comparire davanti al telo, davanti alla luce, altrimenti faceva ombra anche lui. E quindi abbiamo dovuto usare degli stratagemmi, no? Per far comparire soltanto il ragnetto senza far comparire la persona che lo manovrava. Però abbiamo un ragnetto piccolo, avete visto che abbiamo un ragnetto piccolo, quello che camminava sul muro. Ma anche se nella storia è sempre lo stesso ragno, noi nelle nostre sagome abbiamo due ragnetti, uno più piccolo e uno più grande, eh? Uno più grande che era necessario farlo più grande perché sennò non andava bene. Ed è quello che abbiamo usato per fare il ragno che diventava grande, 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 pauroso. E come abbiamo fatto? Abbiamo fatto partire il ragno da vicino al telo e poi l'abbiamo sempre più avvicinato alla luce, così, finché poi ha coperto completamente la luce. E poi abbiamo anche un altro elemento, perché c'è stato un momento in cui si vedeva la luce stretta stretta e due occhietti del ragno che comparivano. E a questo punto abbiamo fatto questo lavoro qua, stretto la luce con questo attrezzo, questo grande faro che abbiamo qui, che si chiama sagomatore di luce, e che è un tipo di faro, un tipo di luce che si usa a teatro. E questo sagomatore perché si chiama così? Perché può sagomare la luce, cioè può modificare la forma della luce che viene proiettata. Qui abbiamo questa fessura adesso e qui abbiamo fatto spuntare gli occhietti del ragno. Quindi vedete che non c'è tutto il ragno, eh? Perché a noi interessava solo mostrare gli occhi e i cornetti. E quindi c'era sufficiente una sagoma di questo tipo. Poi abbiamo usato altre sagome per fare gli altri animali, per esempio il cane. Eh? Avete visto il cane? Anche in questo caso non c'era un cane tutto intero, ma soltanto la testa, perché nella luce compariva soltanto la testa. E poi muoveva anche la bocca, visto così. E come si fa a far muovere la bocca? Si fa la figura, il profilo del cane in due pezzi, un pezzo per la testa e un pezzo per la parte di sotto della bocca, e poi vengono unite insieme con un buchino in cui si fa passare
un fermacampione, che è un aggeggio apposta per unire due cartoncini e poterli muovere. E quindi vedete che, se riuscite anche a vedere l'ombra, muove la bocca e muove anche le orecchie, così. Ok, e poi abbiamo anche un altro animale che muoveva delle cose. Ecco, abbiamo l'oca, per esempio, che nella stessa maniera muoveva le ali. Quindi bisognava far sporgere soltanto la parte che ci interessava e poi fuori dalla luce potevamo manovrare la sagoma in modo da far sembrare che l'oca muovesse le ali. E poi abbiamo tutti gli altri animali. Per esempio la capretta, il coniglio e poi gli altri che non so se ve li ricordate. C'era il maiale, poi c'era anche, eccolo qua, il pipistrello. Allora, questi animali, a differenza di quelli che avete visto prima, che erano un po' delle sagome di cartoncino, questi sono proprio delle forme complete di animali. Io, se lo vedo in questo modo, capisco benissimo che è un pipistrello, anche se non vedo tutti i particolari che ci sono dentro, no? E che costituiscono l'animale vero. Però questo è proprio un po' come se fosse l'ombra del pipistrello, no? L'ombra fatta di cartoncino. Questa cosa qua si chiama silhouette. E la silhouette è proprio questo, è proprio il profilo di un oggetto, di un animale, di una persona, di cui si vede soltanto il contorno e dentro è nera. E tutti gli animali sono fatti così. Io li ho disegnati, poi li ho ritagliati. Vedete, questo è il buco che è uscito fuori dal ritaglio. Guardate un po', questa è la capretta e l'oca a testa in giù. Allora, però voi mi direte, ma noi non abbiamo i sagomatori da teatro per fare le luci e le ombre, non abbiamo neanche un telo lungo 7 metri, no? E quindi come facciamo a fare tutte queste cose? Beh, per il telo ve l'ho detto prima, non occorre avere un telo, basta avere una parete. E per le luci non occorre avere delle luci da teatro, ma basta un abat-jour, una lampada, oppure anche una torcia come questa. Una torcia come questa che, vediamo se è accesa, eccola qua, vi saluto col riflesso. E l'importante è riuscire a proiettare la luce in modo tale da poter vedere l'ombra che vi interessa proiettata ben definita sul muro. Allora, avete visto un po' di cose, un po' di misteri, un po' di segreti del mondo delle ombre, ma come vi ho già spiegato, potete fare delle cose a casa vostra e potete fare ancora un sacco di altri giochi con le ombre. Io per esempio vi faccio vedere una cosa piccola piccola, un piccolo teatrino d'ombre che ho costruito io e che potete fare anche voi, perché basta una scatola di cartone, due piccole sagome e poi una luce. Ecco, e qui vedete il gatto e il topolino. Guardate un po' come è fatto dietro, una scatola con davanti può essere un foglio bianco oppure un foglio di carta da lucido e poi due piccole silhouette. E poi insomma si può trovare anche il modo di muoverle, si può trovare il modo di farle più grandi, più piccole, insomma si possono trovare molti modi di farle, però diciamo che io adesso qua non vi racconto proprio tutto, perché noi qua al Laboratorio della Luce faremo anche altri laboratori, quindi se volete ancora partecipare magari vi spieghiamo altri segreti sulle ombre.